È il momento del giudizio per i due sospettati di essere a capo del comando che assaltò i furgoni blindati della Battistoldi nei pressi dell'uscita di Turate sull'autostrada 9. Questa mattina imputati in aula di fronte al giudice delle indagini preliminari di Como. Si tratta di Giuseppe Di Nardi, 51enne, residente a Colonio Monzese, detenuto al Bassone, e Antonio Agresti, 43enne, residente ad Andria e detenuto in Puglia. Numerose le accuse nei loro confronti, dalla rapina al tentato omicidio, passando per l'interruzione del pubblico servizio, il danneggiamento, la detenzione illegale di armi e la ricettazione. Questa mattina le difese hanno prima chiesto un incidente probatorio con la chiamata del super testimone decisivo per l'identificazione dei due imputati, istanza respinta. Poi hanno preso strade opposte. Di Nardi infatti è pronto a difendersi in un pubblico dibattimento, mentre Agresti ha scelto il rito abbreviato. Gli imputati si sono anche fatti interrogare, respingendo ogni tipo di accusa nei loro confronti e negando di aver avuto un ruolo anche marginale nella rapina. Sette rinvii a giudizio al 14 dicembre 2015, un patteggiamento a 4 mesi e un'archiviazione. Si è conclusa così l'udienza preliminare sull'aggressione a 2 agenti della polizia locale prima della sfida al Sinigaglia fra Como e Albino Leffe del 16 marzo scorso. In aula gli ultra che secondo il PM Mariano Fad furono responsabili di resistenza a pubblico ufficiale e delle lesioni ai 2 vigili che stavano tentando di far rimuovere alcuni motorini parcheggiati nei pressi della curva del Como. Un vigile finì all'ospedale con lesioni giudicate guaribili in 22 giorni. Meno gravi le ferite del secondo agente, per lui 2 giorni di prognosi. Il primo vigile si è anche costituito parte civile. L'unica posizione archiviata è quella di un 42enne canturino che sarebbe riuscito a dimostrare di essere sul posto per lavoro. Ma anche gli altri tifosi dicono di essere stati presenti allo stadio, ma non al pestaggio. L'unico che ha patteggiato 4 mesi li sconterà ai lavori socialmente utili. 4 persone denunciate dalla Guardia di Finanza per contrabbando di gasolio dalla Svizzera. Nei giorni scorsi i militari del gruppo di Pontechiasso hanno scoperto alcuni luoghi nei quali un sodalizio criminale, recentemente attivo in Svizzera, avrebbe potuto nascondere il gasolio importato illegalmente in Italia. Attraverso le perquisizioni in alcuni depositi di Como, Ronago e Bulgaro Grasso, i finanzieri hanno sequestrato circa 1.500 litri di gasolio e denunciato 3 persone. Un altro soggetto è stato denunciato al termine di una perquisizione avvenuta a Cantello, nel Varesotto, dove i militari hanno sequestrato altri 900 litri.